Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao, ciao Matteo. Ciao a tutti. Ciao. Puntata scoppiettante, quella che ci apprestiamo a vivere. Non scopriamo le carte, le scopriremo un po' per volta. Apertura d'obbligo per il campionato di Serie A1 maschile, il campionato di Serie A Beretta, che ha fatto registrare una sorpresa, se vogliamo, o poco sorprendente, ovvero la sconfitta della capolista Fasano su un campo notoriamente difficile come quello di Pressano contro una squadra di valore come quella allenata da Fusina. La sorpresa è data dal fatto che Fasano veniva da una serie positiva di risultati davvero notevole e adesso ha perso due partite consecutive, considerando anche la semifinale di Coppa Italia. Probabilmente il contraccolpo un po' psicologico. Coppa Italia che però fa storia a sé, dai Matteo. È vero, però il contraccolpo l'abbiamo psicologico di perdere sì il derby in quel modo in semifinale probabilmente un po' si è fatto sentire. È arrivata subito dopo una partita molto difficile che insomma ha messo di fronte il Fasano contro una squadra molto quotata, ovvero il Pressano, e quindi ci può stare poi di perdere comunque a Pressano. Ecco, indubbiamente poi al limite approfondiremo l'onda lunga della Coppa Italia sia in Serie A Beretta maschile che in Serie A Beretta femminile, per chi ha vinto e per chi non ha vinto, insomma, in qualche modo si è avvertita. Ma procediamo con ordine, abbiamo un servizio, giusto? Vediamolo insieme, servizio sull'ultima giornata di Serie A Beretta, ma anche su quello che succederà poi nel weekend. Se le finals di Coppa Italia avevano lanciato segnali interessanti, la 17esima giornata di Serie A Beretta maschile lo ha fatto in maniera ancora più evidente e inequivocabile. C'è chi ha il morale alle stelle come Sassari e chi invece dovrà fare i conti con il momento più difficile della propria stagione come la Junior Fasano. Dopo la cocente eliminazione nel derby contro Conversano in semifinale alla Emilia Romagna Arena, la capolista cade anche in campionato. Fatale la trasferta al Palavisse, casa del Pressano, finisce 23-21, decisivi il 7 metri parato da Loizos a Jalstam nei minuti finali e il contropiede del più 2 firmato Moser. Gialloneri al secondo posto assieme al Sassari e ora a meno 3 dalla vetta della classifica. Bene intanto gli isolani di Luigi Passino, 32-25 contro Carpi con primo allungo sul 13-5 e poi match in controllo. 7 reti per Krasnik, casa al debutto nelle fila degli emiliani. Ora gli isolani affronteranno un turno di riposo causato dal rinvio del match contro Bressanone. Le positività al Covid hanno bloccato gli altoatesini, costretti a rinviare anche il match del fine settimana contro i campioni d'Italia del Conversano. A proposito, sabato prossimo occhio anche a Fasano Trieste, detto dei pugliesi che ora hanno bisogno di rialzare la testa, al contrario i giuliani hanno incamerato due punti preziosissimi battendo 24-19 la Team Network Albatro e staccando così la zona calda della classifica. Alla Palachiarbola c'è stato spazio anche per un po' di spettacolo come questo gol di Parisato nelle battute conclusive. Inusuale fascia orara della domenica mattina per il match salvezza che vedrà proprio Siracusa opposta alla Secchia Rubiera, mentre nel pomeriggio appena prima alle 16.45 Conversano, reduce dalla settimana di sosta forzata, ritrova il campionato e fa visita al Cassano Magnago. Campionato che comunque al di là di tutto si conferma molto interessante, in testa anche in coda, perché non dimentichiamo ci sarà una coda che insomma lascia immaginare partite anche molto avvincenti ed emozionanti, quella relativa chiaramente ai play-out. Ma allarghiamo a 360 gradi il nostro discorso, perché ospite d'eccezione della Federazione Italiana del Gioco Handball in questi giorni è Lino Cervar, tecnico della Croazia ovviamente, ma che con l'Italia ha raccolto grandissime soddisfazioni, uno dei massimi esponenti della pallamano internazionale, che è a Chieti per il corso di terzo livello. Matteo, un ospite a dir poco d'eccezione, uno degli allenatori che non solo hanno fatto la storia della nostra pallamano, della pallamano croata, ma che a mio avviso hanno inciso maggiormente proprio sulla pallamano che vediamo oggi, sul gioco della pallamano. Ed allora salutiamo Lino Cervar, che abbiamo in collegamento proprio da Chieti, casa della pallamano. Grazie mister per aver accolto il nostro invito. Buongiorno, saluti a tutti. Allora, sono molto contento, sono di nuovo qui. È molto contento di essere in Italia. Intanto sta praticamente ultimando il suo soggiorno in Italia, il suo periodo anche di lavoro, di corso con i giovani allenatori italiani. Ecco, che ambiente ha trovato a Chieti, alla casa della pallamano? Guarda, prima di tutto sono molto emozionato, perché dopo, direi così, dopo 28 anni sono
confermato che Italia ha ricevuto la sua casa di pallamano che tanti non hanno. E sono davvero molto molto contento perché ritrovato di nuovo i miei amici. E come ho visto tanti miei giocatori che hanno fatto più grande successo in pallamano italiana, ricordando 97, quando siamo per prima andati al campionato mondiale a Tokyo, siamo molto legati e sono orgoglioso sono da loro, dai miei amici, come ecco, il mio secondo è stato il mio aiutante numero primo, è stato il signor Beppe Tedesco. L'ho contratto anche lui, che qui lavora anche lui in questo campus. Allora dico, mai non posso dimenticare che qui ho cresciuto, che qui è cominciata la mia salita verso il campionato del mondo, campione olimpico, che è stato cosa. I miei sogni sono diventati realtà. Cosa si può dire quando hai tutto fatto quello che era il mio sogno? Grazie Italia, perché qui anche tatticamente sono cresciuto, qui è nata la difesa 5-1 che adesso si gioca in tutto il mondo, ma è nata qui, è nata in Italia. Allora grazie a tutti che hanno collaborato in tutti i miei successi e questa sarà tutta la mia vita eterna. Ecco, mister, lei in questi giorni all'interno della casa della pallamano sta avendo la possibilità di lavorare con quello che è anche un po' il futuro, no? Del nostro movimento, perché sta lavorando con i giovani dell'Under 18 del Campus Italia, la squadra federale che vive all'interno del centro tecnico federale di Chieti, e che è un po' la speranza, no? Del movimento, perché questi sono ragazzi che giocheranno i prossimi campionati europei. Italia che ha ottenuto la salvezza all'interno dei campionati europei Under 20, doppia opportunità di giocare agli europei. E quanto è importante a suo avviso poter contare anche su un centro tecnico, sulla possibilità di lavorare in formula collegiale, quindi con questi ragazzi tutti i giorni a Chieti, con i migliori talenti italiani? Guardate, questo mi fa tornare indietro perché tutta la mia vita io ho creduto in giovani. Io penso che l'investimento in giovani è più buona cosa che può fare una società, una nazione, perché l'Italia è grande, 60 milioni, molta gente, molti bambini sono qui e io penso che adesso hanno condizioni di lavoro eccellenti. Adesso lavorare in casa di pallamano io sono convinto, come tutta quella mia strategia, tutta la mia vita, che imparando questi giocatori, questi bambini, fare con loro ogni giorno, quotidianamente, io ritengo che possono fare grandi campioni, perché io sono convinto, io credo nel lavoro, io credo che sempre ero da parte di Davide e sempre sicuro sono stato che posso vincere anche Golia. Allora, ritengo anche qui si possono fare grandi risultati perché in passato anche tanti non hanno creduto che posso solo in 2 anni fare un'azione che era competitiva in tutti i reparti del mondo, Italia che non aveva una grande tradizione di pallamano. E penso che questo messaggio a tutti e allenatori anche che con buon lavoro si può fare grandi cose. Ecco, mister, che livello ha trovato? Ecco, al di là della bontà del progetto, innegabile che debba essere questa la strada per una federazione come quella italiana che vuole recuperare il terreno perso in passato per ritornare, insomma, in una posizione anche importante nel ranking europeo. Ecco, ma il livello tecnico, al di là della parte logistica e dell'importanza del centro tecnico, ha trovato lì a Chieti, soprattutto tra i giovani italiani. Dire che prima di tutto devo dare complimenti alla federazione perché hanno fatto passo grande. Allora hanno fatto condizioni che hanno poche nazioni. Ho visto tutto a noi questo palazzetto. Davvero si sentono ragazzi come casa sua propria. Voglio dire che seguo io questi giovani generazioni, juniores, allievi, tutti io li seguo.
come giocano in campo internazionale e posso dire che hanno fatto progressi enormi ultimamente e penso che sono assolutamente su una buona strada e che il futuro è sicuro. Solo bisogna essere pazienti e dopo aggiornarsi come allenatori, così contemporaneamente insieme con i giocatori devono fare una sinergia, perché solo con sinergia insieme allenatori e giocatori e tutti insieme federazione davvero possono fare grandi risultati. Io sono sicuro che qui sono grandi talenti e che si può fare. Molto bene. Andiamo avanti con un po' di campionato. Assolutamente. Allora, lo riportiamo un po' ai suoi nomi, ai suoi. Infatti, perché c'è una sorpresa per lei, perché insomma un suo vecchio allievo, un suo vecchio giocatore ha regalato proprio nello scorso turno, quello appena archiviato, insomma, un brivido al campionato. Parliamo di Alessandro Fusina, che con il Presano ha battuto la capolista Fasano. Ascoltiamo e poi insomma sarà importante ascoltare da Lino Cerval il suo pensiero sul campionato italiano. Abbiamo iniziato questo campionato forse un po' con i riflettori spenti, però strada facendo si sono accorti tutti quanti che Presano c'è. Il campionato è lunghissimo e ogni partita veramente nasconde tantissime insidie. Adesso abbiamo il turno di riposo, non ci fa bene, nel senso che abbiamo aspettato anche tantissimo tempo per giocare la prima partita di campionato, però riposiamoci e già da lunedì, con la settimana di pausa, penseremo alla trasferta di Siracusa. Questo risultato compatta ancora di più la lotta verso i play-off. Voi comunque con un girone fino qui eccezionale avete costruito un buon vantaggio. L'obiettivo immagino sia archiviare questa partita e ripartire per tornare col ruolino che avete avuto fino ad oggi. Ma sì, assolutamente. Noi, è ovvio, stiamo attraversando un periodo un po' complicato, forse anche la batosta della Coppa Italia ci ha un po' destabilizzato, però ci stava che dopo 15 mesi che stiamo ottenendo grandi risultati un calo ci potesse essere, però dobbiamo essere bravi a rimetterci subito in campo. Ora abbiamo due partite in casa importanti che dobbiamo assolutamente vincere e penso che riusciremo a rimetterci velocemente in carreggiata. Ecco, queste dunque le impressioni sia di Alessandro Fusina sia di Francesco Ancona. Mister Lino Cerval, immagino che le faccia piacere vedere nomi come Alessandro Fusina, come Alessandro Tarafino, campione d'Italia, giocatori che insomma con lei hanno scritto pagine di storia indelebile nella pallamano italiana ai vertici del campionato. E le chiedo se sta seguendo il campionato italiano, se si è fatto un'idea, insomma ci sono piazze nuove come Presano o Fasano rispetto a quando lei ha allenato qui in Italia, ma con Versano, dove lei ha vinto, è ancora la squadra campione d'Italia. Ma prima di tutto, che sono molto lieto, sono soddisfatto, Piero, sono sul Tarafino che ha vinto lo scorso campionato e adesso anche vertice. Molto sono contento anche con Fusina, perché anche lui fa un grande lavoro a Fasano. Però solo questo, quando vedo così Fusina, mi ricordo che lui era centravanti 5, forse grandi campioni anche sul sesto posto, penso che lui ha mostrato una creatività tecnica e quello che deve avere un difensore che non corri con palli, fa certe cose. Lui ha dimostrato che pallamano si può giocare anche con la testa, con la tecnica, e questo è il nostro futuro. E posso dire che sono molto contento che tanti giocatori che quali ho allenato sempre sono in gruppo insieme, tengono tante volte parlo con loro. Sono contento e posso dire che sono orgoglioso, sono che sono arrivati anche qui a Chieti salutarmi e hanno viaggiato solo per vedermi, e io questo mai non dimentico, perché insieme abbiamo fatto grandi risultati, siamo stati come una famiglia, perché sempre abbiamo dimostrato che la squadra è numero uno, che nessuno può essere sopra la squadra, che questo è esempio di altruismo.
quello che mi piace, che i miei giocatori seguono le mie idee. Cioè, tante volte leggo che scrivono come ci ha insegnato Lino, e questo mi fa piacere perché l'allenatore è un padre della famiglia e deve essere molto entusiasmato, esaltato quando vede successi dei propri giocatori. Ecco, mister, prima di salutarla, dicevamo che lei è stato in Italia in questi giorni, come docente del corso di terzo livello per gli allenatori, riservato agli allenatori italiani. Ecco, che livello ha avuto modo di incontrare, con il quale si è confrontato in questi giorni? Mi riferisco ovviamente al livello dei tecnici italiani. Quello che mi soddisfa molto, ascoltano, sono molto concentrati e penso che hanno fame di risultati, vogliono crescere, vogliono aggiornarsi, vogliono perfezionarsi e questo è molto, anche a me esalta, anche io come un bambino voglio trasmettere tutta la mia esperienza e vi posso dire che bisogna davvero. Sono molto ottimista e ritengo che i giocatori in Italia, le squadre in Italia possono contare sui nostri allenatori italiani e loro si hanno da fare, che si aggiornano, che anzi io no, qui li tengo sotto mano e sempre li carico di lavoro e penso che investire in se stesso è più bella cosa che può fare un allenatore. Deve sapere che la vita di un allenatore davvero è difficile, ogni allenatore deve portare propria croce, per qualcheduno è questo lungo viaggio, qualcheduno breve, ma è importante lavorare con tutto il cuore, con tutta la voglia e penso che loro sono pieni di entusiasmo e vogliono crescere e questo è molto importante perché la vita di un allenatore è in salita e in discesa, ma sempre bisogna alzarsi e andare avanti. E sempre essere positivi e credere, bisogna credere nel proprio lavoro, bisogna credere in federazione, bisogna credere ai nostri bambini e questa è sinergia che solo può portare successo. Bene, grazie, grazie Lino Ceva, grazie mister per essere stato in nostra compagnia e di aver accolto il nostro invito. In bocca al lupo. Grazie anche, saluto voi tutti insieme. Grazie. Salve mister, grazie. Insomma, è importante, insomma, la presenza di Lino Ceva in Italia, mi pare che, insomma, abbia parlato molto con il cuore, no, Matteo? Sì, Perché sì. evidentemente quel periodo trascorso in Italia, che poi è stato, come sosteneva anche lui, un po' lo start-up, no? Per una carriera straordinaria, folgorante, ricca di A tutti successi. gli effetti, perché di fatto lui è arrivato in Italia che non era un allenatore noto nel panorama internazionale, con l'Italia si è fatto conoscere appunto andando ai campionati mondiali, giocando ai campionati europei, con l'argento ai giochi del Mediterraneo e a quell'epoca i giochi del Mediterraneo erano qualcosa di Non era importante. profeta in patria. No, per niente, e invece poi lo è diventato perché subito dopo di fatto è andato a vincere i campionati mondiali del 2003, poi l'oro olimpico e se vinci un oro olimpico in una nazione piccola come la Croazia e dove la pallamano è quello che è la pallamano in Croazia, scrivi il tuo nome per sempre poi nella Assolutamente. storia di quello sport e di quella nazione. E allora, abbiamo con Cerva, insomma, provato pochissimo tempo, poi nei prossimi giorni sulle nostre pagine social avrete modo di trovare altre chicche a proposito della presenza di Cervar in Italia a Chieti per il corso di terzo livello. Ritorniamo di nuovo all'attualità, al massimo campionato, perché dopo aver in qualche modo fatto il punto su quello che è stato, vediamo cosa invece accadrà nella prossima giornata, Matteo. Vediamo la grafica che riguarda il prossimo turno di gare. Tra l'altro, piccola curiosità, c'è stata un'inversione di giornate. Si gioca la 16ª giornata, ma il turno scorso si è giocata la 17ª. È Questo vero. perché c'è stata l'inversione di date della Coppa Italia. È una piccola. Anticipata di una settimana Ma rispetto al insomma, programma. è solamente una questione formale, perché poi le partite bisognava comunque giocarle. E in programma c'è Cassano Magnago Conversano, gara interessante.
interessante, rinviata Bressanone, Raimond Sassari, Merano Carpi, Bolzano, Spare Repan, derby d'Alto Adige, Fasano Trieste, Team Network Albatro, Secchia Rubiera. Quest'ultimo è uno scontro diretto, si gioca domenica mattina, orario anche un po' inusuale, e occhio a Fasano Trieste perché Fasano deve assolutamente vincere. Trieste ha vinto bene contro Siracusa e quindi è un po' in ripresa da un punto di vista mentale, da un punto di vista vediamo di anche forma. La classifica, in modo che questo ragionamento, insomma, ecco, corredato dai numeri ci esatto. aiuta. Eccola qui, Fasano in questo momento è ancora in vetta, ha un vantaggio comunque interessante nei confronti delle altre, di Sassari, di Bressano. Con Bressano deve recuperare delle partite, dovrà farlo anche Sassari perché Sassari non giocherà contro Bressanone. Però la classifica si è compattata veramente tanto poi sulle prime quattro posizioni. Si è un po' staccata invece la quinta posizione di Bressano. E questo credo che sia poi il dato, Matteo, più interessante, perché ricordiamo che insomma, a fine stagione assisteremo ai play-off, le prime quattro posizioni diventano di fondamentale importanza. Però ricordiamo che Bressanone deve recuperare due partite, in questo momento ha 19 punti sui 22 di Conversano, quindi... comunque in caso di vittoria nelle gare di recupero dovrebbe... Tra le attardate mi sembra quella che forse ha più possibilità di inserirsi nel poker di squadre che poi alla fine si giocheranno il titolo italiano. Ritorniamo invece agli azzurrini, ne parlavamo con Lino Cervar, abbiamo ascoltato anche dalla voce di Lino Cervar insomma, cose interessanti a proposito di questo gruppo e della qualità di questo gruppo, qualità che poi però bisognerà mettere in campo in occasione dei prossimi appuntamenti estivi, perché si ritorna a distanza di un anno a giocare partite che pesano e tanto. E iniziamo a sentire la temperatura che si alza. La Federazione Europea ha comunicato la composizione delle urne per ora caratterizzeranno i sorteggi delle due nazionali azzurre Under 20 e Under 18 che giocheranno gli europei. Le stiamo vedendo in grafica, le urne sono le stesse di fatto perché le due nazionali appartengono allo stesso ranking, ovvero ereditano il ranking certo. della nazionale Under 19, quindi il 12° posto. Italia quindi in urna 3 in compagnia illustre, perché ci sono Ungheria, Francia e Norvegia insieme all'Italia, e verranno sorteggiati quindi i gironi dei due campionati europei. L'Europeo Under 20 si gioca a luglio, dal 7 al 17 luglio a Porto in Portogallo, mentre il campionato Under 18 sempre a livello europeo si gioca dal 4 al 14 agosto a Podgorica, la capitale del Montenegro. In entrambi i campionati europei c'è la possibilità di accedere ai campionati mondiali. Il campionato Under 18 è ancora più importante perché è quello che determina poi la salvezza come sempre e la permanenza nell'elite, quindi tra queste prime 16 squadre. E dovranno essere proprio i ragazzi del Campus Italia a mantenere il pass e mantenere l'Italia nell'elite della pallamano internazionale. Non è un giovanissimo, ma è un azzurro, parliamo di Ebner, che proprio in questi giorni insomma ha sottoscritto qualcosa di importante per il suo futuro professionale. Mi aveva confidato, quando siamo stati alle qualificazioni alle Faroe, che era in area di trasferimento. Invece poi le notizie sono state una conseguenza dall'altra. Urban Lesiak, che è il primo portiere che divide il posto con Ebner all'Hannover, si è trasferito, ha cambiato squadra. Ebner ha rinnovato fino al 2024, quindi credo che... una promozione per Ebner da titolare assoluto dell'Hannover, che è quello di cui aveva bisogno. Assolutamente, anche per accumulare ancora più minutaggio, maggior esperienza internazionale. Anche se specifichiamo, in Bundesliga non ci sono primi e secondi portieri. Assolutamente, però c'è una posizione di partenza, esatto, ecco, diciamo esatto. che soprattutto in termini di ingaggio, immagino. Sì. Andiamo in promozione e poi ritorniamo in studio, seconda parte dedicata invece al campionato femminile, alla Serie A Beretta. Come dicevamo in apertura di trasmissione, l'onda lunga dei risultati ottenuti in Coppa si è fatta sentire, ha prodotto effetti anche in campo femminile, perché il Mestrino, sconfitto in Coppa Italia dalla Iomi Salerno, ha consumato una bellissima rivincita superando proprio il team campione d'Italia. Occhio al Bressanone che
battendo mezzo Corona, non tragga in inganno la classifica, perché ci sono molti recuperi da effettuare, soprattutto per le brissinesi, comincia a prendere il largo. Sì, adesso può fuggire via. Salerno ha pagato un po' le fatiche di Coppa Italia e al contrario Mestrino ha giocato una super partita. Ricordiamo che non solo aveva perso in semifinale, aveva perso con un margine veramente largo in semifinale a Salso Maggiore Terme ed è riuscita invece a ribaltare completamente l'andamento della sfida. Ha vinto 27-26 il servizio. Quella di sabato prossimo doveva essere una giornata interlocutoria in Serie A Beletta femminile, invece gli accadimenti dell'ultimo turno disputato rendono estremamente rilevante, almeno per qualcuno, i prossimi 60 minuti in programma. Su tutte la Iomi Salerno ha la seconda sconfitta consecutiva tra Coppa Italia e campionato, e se quella di Salso Maggiore Terme contro Bressanone poteva far parte delle ipotesi perché gara secca e perché già la vigilia è equilibratissima, il passo falso di sabato a Mestrino, c'è da giurarlo, non era nei piani di Laura Avram e delle campionesse d'Italia. È finita 27-26 in favore delle gialloverdi venete, autrici di una prestazione maiuscola. Le ragazze di coach Lucarini hanno così cancellato il recentissimo precedente della semifinale di Coppa Italia, ma cosa ancora più importante, hanno avanzato la propria candidatura non soltanto per uno slot in semifinale scudetto, ma anche per il secondo posto della classifica. Le campane hanno già ritrovato il feeling coi due punti battendo martedì sera Mezzocorona nel recupero, questo è vero, ma il match di sabato contro Ferrara rappresenta una ulteriore occasione di riscatto da non mancare, e questo anche se le ferraresi hanno lanciato un segnale notevole col 33-20 casalingo a spese del Cassano Magnago. Lombarda in controtendenza rispetto a quanto mostrato nella parte conclusiva del girone di andata, anche se il derby del prossimo weekend contro Leno offre una immediata opportunità di replica. Match sulla carta agevole per il Brix Sud Tirol, pronostico rispettato per la capolista contro Mezzocorona, 41-28 il finale e all'orizzonte trasferta sul campo del Padova. Lontana dalle mura amiche anche la Cassa Rurale Pontinia. Dopo un agile 25-14 casalingo contro l'Acci Lifestyle Erice, ancora una volta nel segno di Eleonora Colloredo, autrice di 7 reti, le laziali saranno di scena a Mezzocorona e qui cercheranno di proseguire la loro marcia verso i playoff scudetto. Campionato comunque interessante sia nella parte alta che nella parte bassa della classifica. Poi vedremo nel dettaglio la classifica con il prossimo turno. Ecco Matteo, insomma, si conferma, no? Quello che in qualche modo è stato un trend immediato, cioè ovvero di un maggiore equilibrio all'interno dello stesso campionato, seppur campionato diviso in due tronconi ormai in maniera abbastanza chiara, netta. Sì, perché ci sono comunque... E occhio anche alle squadre della pancia, della classifica, che mi sembrano in un buon momento di forma. Beh, ci sono state squadre che si sono rinforzate, penso a Pontinia, con il chiaro intento di mettere comunque in difficoltà le prime due della classifica, che a mio avviso erano annunciate, no? Salerno e Bressanone, adesso chi prima e sì, chi seconda, era sì, difficile dirlo, ma sarebbero state comunque già alla vigilia nei pronostici là davanti. Mestrino sta giocando una super stagione, se Mestrino sta giocando un super campionato. Un po' sull'onda lunga della passata stagione, perché ricordiamo aveva chiuso in crescendo. Ed è, sì, ed è al tempo stesso una squadra che secondo me ha imparato dagli errori. L'anno scorso magari qualche esame di maturità, poi come queste partite, lo aveva mancato e adesso invece è riuscita anche a vincere. E poi ha messo, insomma, durante il mercato di riparazione, durante la pausa invernale a gennaio, ha messo dentro un rinforzo che si sta rivelando molto utile. Ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Stefanelli, ha inserito Ligia Put, terzino di nazionalità rumena prelevata dal Leno, è una giocatrice che ha dato una grossa mano soprattutto nella partita vinta contro Salerno, è stata ascoltata proprio al termine della gara. E andiamo anche in casa dell'altra squadra di cui parlavamo prima, ovvero la Cassa Rurale Pontinia, che ha festeggiato il terzo posto in Coppa Italia vincendo bene contro Erice e ha trovato conferme ancora dal suo pivot Eleonora Colloredo, 7 reti per lei, migliore marcatrice dell'incontro. Una gara molto tirata, molto... Salerno è una squadra molto forte, sappiamo che è una gara difficile, ma alla fine abbiamo avuto grinta di giocare, di fare bene e alla fine abbiamo vinto. Ora Mestrino torna in campo sabato prossimo a Malo, una partita che la vede contro una squadra che è ultima in classifica ma comunque da non sottovalutare. Cosa ti aspetti per questa partita? Come tutte le altre partite, aspettiamo una partita difficile. Malo è una squadra buona, una giocatrice buona, quindi sarà una partita punto a punto.
Sì, oggi in questa partita siamo partiti forte fin dall'inizio. L'abbiamo preparata durante la settimana e si è visto il risultato. Abbiamo dato il massimo e siamo contenti della prestazione. Tu oggi hai fatto tanti gol, come tanti gol e le bellissime prestazioni le hai fatte la settimana scorsa in Coppa Italia. E come hai vissuto quella competizione? Diciamo che la Coppa Italia sempre è un torneo che porta un sacco di emozioni. Il risultato, cioè ci aspettavamo forse un po' di più, ma alla fine è andata come è andata e niente, è stata una bella esperienza. Bene, complimenti a Coloredo e Puz, protagoniste di eccellenti prestazioni contro, rispettivamente, contro Erice e contro Salerno. Classifica, prossimo turno, classifica che, come dicevamo, non tiene conto dei tanti recuperi che bisogna effettuare, questo relativamente soprattutto alla parte alta. Sì, ma presa con le pinze, vediamola, anche se gli asterischi, con tanti asterischi, gli asterischi ci permettono un po' di navigare. In questo momento Salerno è in vetta effettivamente alla classifica, poi c'è il Brixen sul Tirol, ma come detto Bressanone deve recuperare ancora 3 partite, quindi ha la possibilità di fuggire via, effettivamente di allontanarsi, e a seguire poi Mestrino, la Cassa Rurale Pontina, che sta in qualche modo anche blindando il quarto posto, perché si è un po' spaccata leggermente la classifica in quella parte, dove invece Casalgrande, Padova, Cassano Magnago si fanno i dispetti. C'è l'Ariosto Ferrara, occhio poi tra il terz'ultimo posto, 5 punti, e i 12 di Erice, e anche insomma, lì tanti punti, c'è un divario importante, anche se lì i play-out poi li giocano in 4, quindi... Sì, anche quello sarà un discorso molto interessante, insomma prepariamoci a un finale di stagione particolarmente interessante. Vediamo, questo ovviamente quando ci sono play-off e play-out, insomma mai dare risultati per scontati, è meglio prepararsi a finali anche molto interessanti. Prossimo turno, ricordiamo, si giocherà sabato. Eccolo in grafica con le sfide appunto in programma tra sabato, e anche in questo caso c'è una sfida domenicale che è quella tra Leno e Cellini Padova, tra Cellini Padova e Brixen Sud Tirol, Iomi Salerno, Ariosto Ferrara, Mezzocorona Cassa Rurale Pontini, AC Life Salerice e Casalgrande Padana, Malo affronta Mestrino e poi Cassano Magnago contro Leno. Di tutto questo e anche di più ovviamente parleremo, ce ne occuperemo nel prossimo appuntamento con Handball Mania. Grazie per la cortese attenzione, grazie a Matteo Aldamonte, a Lino Cervar, allo staff tecnico delle nazionali, alla commissione tecnica presieduta da Marcello Visconti, che ci ha dato la possibilità di avere ospite oggi in studio Lino Cervar, Sabina Alessio al coordinamento. Noi ci ritroviamo giovedì prossimo. Arrivederci.